Eccoci in diretta, siamo in diretta con Don Genesio, grazie per essere con noi. Oggi parleremo di Giovanni Paolo II, abbiamo Roberto anche, parleremo di Giovanni Paolo II sotto un aspetto molto particolare, un Giovanni Paolo II che ama la montagna, ma lo amava già, ieri l'abbiamo visto anche a Cracovia, anche nella sua Polonia amava la montagna, quando è arrivato a Roma ed è diventato pontefice, ha scelto Le Combe, ha scelto Intro e quindi poi Le Combe, a casa salesiana di Le Combe, per le sue vacanze in montagna. Intanto, Don Genesio Tarasco, lei con Giovanni Paolo II, insomma, ha vissuto questa sua avventura in montagna? Sì, praticamente dal 1995, l'estate del 95, fino all'estate del 2002, io sono sempre stato insieme con Giovanni Paolo II. Devo dire che era un po' della bassa forza, perché sovrintendevo a quello che era, direi così, la stazione in cui si radunava la Guardia del Corpo, la polizia, era un po' il supporto, no? Fin tanto che abbiamo poi costruito quella casa di cui potremo vedere poi dopo alcune fotografie, ma c'è una storia molto complessa sulle Combe che comincia nel 1954, quando un nostro confratello, prendendosi del matto dai nostri superiori, è andato a comperare tutti questi pezzetti di terra. Pensate che erano 48 proprietari quelli che hanno lasciato il terreno, e poi è diventata una colonia estiva per ragazzi. Successivamente è diventato un luogo di preghiera, un luogo di riflessione, perché si svolgevano in questo luogo i campi della parola. E credo che in tutto questo cammino noi dobbiamo leggere così un po' la mano della provvidenza, che in qualche modo ha preparato questo luogo per ricevere poi questo grande personaggio che si chiama Giovanni Paolo II. Io devo dire che immediatamente come impressione, quando è stato beatificato e canonizzato Giovanni Paolo II, facevo fatica a invocarlo come un santo, perché i santi noi li vediamo sempre molto lontani, non pensiamo che siano quelli con cui abbiamo condiviso un pezzo di strada. Ci è voluto il coronavirus, di cui io fui affetto proprio dal 3 marzo fino al 3 aprile, per farmi riflettere, riprendere in mano un po' tutta questa situazione e invocare proprio Giovanni Paolo II perché mi desse una mano. E poi improvvisamente siete arrivati voi a chiedermi questo. Subito dopo questo mio riavvicinamento a Giovanni Paolo II, che ho invocato proprio tanto perché mi aiutasse a ritrovare la salute. Noi dobbiamo ringraziare Monsignor Farinella, che ci ha messo in contatto, Vescovo di Biella. Adesso è direttore della comunità salesiana lì a Vigliano. Io sono lì, sì, adesso ormai sono, diciamo così, un uomo a fine carriera, perché io ho 76 anni, tra l'altro, e quando ho incontrato Giovanni Paolo II eravamo nel pieno delle forze, allora svolgevo l'incarico di economo ispettoriale provinciale dei salesiani, certo. Quindi avevo la responsabilità del Piemonte, della Valle d'Aosta, delle nostre missioni del Kenya e della Nigeria. Comunque, avevamo 56 case allora, e poi adesso c'è stata tutta questa riduzione, ma comunque questi sono altri problemi. Certo. Allora, lei ci ha ci ha mandato gentilmente delle fotografie. Proviamo a vederle assieme. Non le abbiamo messe in ordine troppo temporale, ma intanto le commentiamo una per volta. Una per una, così. E così le vediamo. Segnano diversi passaggi, no, di questo. È stato proprio la presenza di Giovanni Paolo II che ha anche permesso di fare alcune ristrutturazioni e di costruire delle cose nuove, proprio per dare dignità a questo luogo che ha praticamente ospitato ben due papi, perché poi successivamente anche Benedetto è venuto 3 anni
in questa casa che avevamo costruito. Allora, incominciamo a vedere la prima foto, dovremmo vederla adesso. Allora, eccola qui. Questa è la foto del 2000, quando questa del 90, nel 96, quando abbiamo inaugurato la nuova colonia. La nuova colonia, torni un attimino indietro. Sì, torniamo indietro. La nuova colonia, vedete, era stata costruita in legno e pietra, è stata una bellissima costruzione. E qui c'erano tutti gli invitati. Questi sono i monaci del monastero di Sion in Svizzera. Ah. Tutti gli anni venivano e io andavo a cogliere giù a Aosta e poi li accompagnavo sulle colombe. Lì è quello con la croce e l'abate, che venivano a ossequiare Giovanni Paolo II da Sion, soprattutto il giorno dell'Angelus. Ecco. Certo, questo ricorda un pochettino anche questa presenza di questi monaci che hanno sempre mantenuto un contatto vivo con le combe e con la presenza di Giovanni Paolo II. Possiamo certo. Andare? Poi andiamo avanti, vediamo la foto successiva. La foto successiva, questa qui è una foto che è stata presa nel 1995, dove io ero ancora molto più giovane e molti chili in meno di quanti sono adesso. E qui è tutta la guardia del corpo Vaticana, questa è proprio la vigilanza Vaticana. Questo certo. Accanto a me è il commendator Gibin, che purtroppo è già anche mancato, che è un uomo straordinario, un personaggio davvero eccezionale. Io da lui ho imparato cosa voglia dire devozione. Lui sicuramente, se gli avessero sparato a Giovanni Paolo II, si sarebbe parato davanti per proteggerlo, sicuro, avendone l'occasione. Non avrebbe dubitato un secondo, tanto era fedele a quest'uomo. Ed era un uomo anche molto di fede. E tra l'altro una volta mi fece fare una riflessione molto importante, mi disse: vede Don Tarasco, tutti qui vengono per ossequiare il Santo Padre, ma poi passano davanti al Santissimo e non sono neppure capaci a fare una genuflessione. Qual è la gerarchia dei valori? Certo, una bellissima riflessione. E voleva dire essere un uomo molto concreto, perché questo si alzava alle 4 del mattino e per vigilare su tutta la sicurezza del Papa, andava alla sera, dopo che aveva passato tutta la giornata camminando con Santo Padre, alla sera ripartiva con il dottor Seris, che era un funzionario della regione del Valle d'Aosta, certo, per rivedere tutto il cammino del giorno successivo. Quindi era un uomo infaticabile, tra l'altro aveva una fibra fortissima e abituava anche tutti i suoi uomini a essere così. Era difficile gestire la sicurezza, la logistica. Ma guardi, i primi anni magari un po' di più. Questa cosa qui c'è molta enfasi. Lei pensi che un anno io ho contato tutti quelli che hanno ricevuto la corona della sicurezza, una corona del rosario dal Papa? Erano 284 forze dell'ordine, tra quelle italiane accreditate presso la Santa Sede e quelle proprio messe a disposizione, perché dovevano essere coperti 4 turni di 6 ore, no? E in tutti i punti, cioè la sicurezza era gestita in questo modo, che uno doveva vedere l'altro, quindi certo, era tutto un perimetro da coprire dove ognuno doveva vedere il proprio vicino, e c'erano diverse persone che dovevano essere impiegate, perché l'area era molto grande. Lei pensi, già solo la nostra proprietà erano 15.000 metri quadri, certo, quindi è una grossa proprietà. Noi, per carità, lì poi la vigilanza vaticana aveva il proprio orgoglio, diceva: saremmo bastati noi, però i protocolli internazionali, certo, è proprio questo, che lo Stato ospitante deve mettere a disposizione le forze dell'ordine, dunque le cose andavano così. E Giovanni Paolo II si atteneva a quello che chiedeva la sicurezza? Sì, ma Giovanni Paolo II era un uomo molto discreto, Molto discreto, non l'abbiamo mai visto fuori di quelle che erano le sue competenze, ma soprattutto anche gli spazi che gli erano riservati. Poi lui aveva tutto un suo orario, tutta una sua tabella di marcia, molto puntuale, dobbiamo dire molto puntuale, e anche durante le vacanze si alzava molto presto, alle 6:30 del mattino era già sempre in piedi, faceva le sue ore di studio, di preghiera, e poi verso le 9
9 e mezza c'era poi tutte queste macchine che partivano per i vari luoghi in cui lui andava a passeggiare e anche a rilassarsi, e che se erano vacanze dovevano avere anche questo aspetto. Certo, adesso andiamo avanti e cominciamo a vedere le immagini di Giovanni Paolo II invece in Valle d'Aosta. Eccolo qua, qui credo fosse già... questa immagine qui è una delle ultime, certo. Mi pare che sia del 2001. Questa immagine io l'ho messa solo per il fatto che mi hanno sempre preso in giro e mi dicevano sempre: ma chi è quell'uomo vestito di bianco vicino a Don Tarasco? E poi invece ebbi anche così una rimostranza un pochettino, perché fui richiamato all'ordine, perché mi hanno detto che quando uno assiste il Papa non si veste mai di bianco. Quella cosa lì era capitata perché Monsignor Stanislao, quell'anno lì, era l'anno in cui avevamo costruito la casa del Papa, il 2000, esattamente il 2000. Quindi io ho sbagliato, prima ho detto 2001, ma è 2000. E mi disse: vada a cogliere il Papa e lo accompagni su all'Angelus, no? L'Angelus. E io ero in maniche di camicia in quel momento lì, perché avevamo finito la concelebrazione e tutto quanto, ed ero anche un po' caldato. E non avevo niente da... dico, non posso andare a prendere il Papa in maniche di camicia. È passato di lì un mio amico che aveva un camice, che era della mia misura, gli ho detto: senti, dammi sto camice che così vado a prendere il Papa e lo accompagno. Ma non ci ho pensato più di tanto io a tutte queste cose. Anche perché, ripeto, noi eravamo... del servizi, quindi bassa forza lavoro, ecco, certo, diciamo. Sì, sì. Non avevo pensieri, l'unico pensiero che mi è venuto è stato quello, e allora certo. Fuori questa foto molto chiacchierata, ecco, diciamo così. Ecco, qui invece siamo negli anni in cui del vigore di Giovanni Paolo II, certo. Era le prime volte che venivano su, qui siamo nel 96. E l'altro accanto, quel prete lì giovane che è davanti a me, perché io sono quello dietro con gli occhiali scuri, e mio fratello sacerdote saliscano. E abbiamo presentato nostra madre al Papa. Quella era la mia mamma. Ecco, io ho avuto la fortuna che tutti gli anni sono sempre riuscito a far venire su mio fratello e mia mamma a salutare il Papa, e difatti c'è tutta una sequenza di fotografie in cui ricordiamo il Santo Padre. E infatti forse poi ne vedremo più avanti un'altra. Quando... io avevo 88 anni mia mamma lì. Ma forse ne vedremo ancora un'altra. Questa foto qui è la foto del primo anno in cui Giovanni Paolo II venne su alle Combe, e che era l'anno, l'estate del 94. L'estate del 94. Questo sacerdote qui è il sacerdote che aveva comperato tutto il terreno della colonia di Combe nel 1954 da quei 48 proprietari. Ecco. Lui c'è il signor Ovidio Lari, e dietro c'era Don Bassette Luigi, che era l'ispettore dei salesiani di allora. Questo giovane prete qui è un giovane prete che poi è diventato missionario, è stato giù in Nigeria, ha fatto il maestro dei novizi, adesso è l'incaricato internazionale delle vocazioni della Congregazione Salesiana. Ecco, allora andiamo avanti, vediamo la prossima immagine. Vediamo la prossima immagine, ecco qua. Ecco, qui siamo nei momenti di saluto del Santo Padre, ecco, qui era ancora in Casa Vecchia. La storia delle Combe si svolge in due tempi, perché fino al 2000 Giovanni Paolo II è stato ospitato in una casa privata degli Chevrer. Era un ex, diciamo così, come possiamo chiamarla, una casa dove venivano, una foresteria, un'ex foresteria delle guardie forestali, che ospitavano i giovani che andavano a fare esercitazioni per diventare guardie forestali, oppure per la cura dei boschi, eccetera. E c'era una signora che li ospitava in casa sua. Questa casa era stata scelta proprio come abitazione per Giovanni Paolo II, era intervenuto la regione nella ristrutturazione, eccetera, tutto quanto, e l'avevano resa una villetta a tre piani, quindi c'erano tre piani.
E questo era un po' un problema, perché poi verso la fine Giovanni Paolo II faticava anche a fare le scale. Ma cosa è capitato? Adesso per farla molto breve, c'era stato un piccolo intoppo, diciamo così, diplomatico, per cui sembrava che non potesse più ritornare in questa casa, perché era stata anticipata la notizia che lui veniva senza prima aver accordato con i proprietari, anche se ormai era la settima volta che Giovanni Paolo II veniva, quindi si dava quasi per scontato. Ed è poi da lì che è nata l'idea di costruire un'altra casa proprio per il Papa, e lì poi vi farò poi alcune riflessioni al riguardo. Anche perché la vediamo poi questa casa, sì. Perché lei ci ha fatto sono un po' mescolate le fotografie, un po' in casa vecchia e un po' in casa nuova. Infatti, qui abbiamo un'immagine molto bella del Papa sofferente, però già. Ecco, questa qui siamo già nel 2000, quando siamo sempre mio fratello ed io, che salutiamo il Santo Padre, lì siamo nel 2000, però era già in casa nuova. Il vescovo, allora... Dunque questa qui non c'entra niente con le combe, questa qui è stato l'epilogo poi di tutto quanto. Io fui chiamato dopo queste vicende da Monsignor Stanislao e da andare giù a Roma a ricoprire l'incarico di capo ufficio dell'amministrazione di Propaganda Fide. E qui era il giorno in cui tutta Propaganda Fide era in udienza dal Papa. E io gli stavo dicendo, Santo Padre, quest'estate vado su alle combe. E lui mi dice, sì, però forse noi non sarebbe più potuto venire. Venne ancora quell'anno lì, è l'ultimo anno in cui lui poi venne su alle combe. Allora, io direi che abbiamo ancora forse una foto prima. Ecco, questa è ancora, le faccio vedere, questa è ancora sua mamma forse. Sì, questa qui è mia mamma. Questa mia mamma qui aveva 92 anni, pensate. Quando io dissi al Santo Padre, guardi che ha 92 anni, fa, sì, gli risponde in francese, 12 plus que moi, 12 più di me, e quando ha compiuto 80 anni. Certo. E quindi siamo nel 2000, nel 90. Sì, forse sì, 90-91. Nel 2000. Certo. Era nel 2000. Perché c'è un arrivo a Caselle, credo. Questo è un arrivo a Caselle ancora quando c'era Monsignor Poletto, che non era neppure ancora cardinale, era arcivescovo di Torino. Certo. Qui aveva già qualche piccolo segno di defaillance. Qui invece siamo già successivamente, e qui era ancora nella casa vecchia. Questo è l'anno in cui io ho compiuto 25 anni di messa. È l'unica volta in cui Giovanni Paolo II mi ha parlato vis-à-vis, perché normalmente lui teneva sempre il viso basso, salutava tutti, ma non guardava mai nessuno negli occhi. Invece quel giorno lì, io non ricordo cosa mi abbia detto, francamente, però so che mi ha salutato, mi ha fatto gli auguri, mi ha regalato un piccolo calice, no? Ricordando appunto i miei 25 anni di messa. E si vedono dietro tanti giovani, poi ne parleremo, lui amava adesso i giovani. Io posso commentare se le ricordo, vediamo. Certo. Adesso, comunque questo è ancora in casa vecchia. Questo è ancora nella vecchia casa. Adesso vediamo se abbiamo ancora altre o se andiamo a vedere direttamente la nuova casa, perché è significativo. C'è ancora questa, sì. Sì. Ah no, questa cosa qui, vede che io sono un po' bagnato, la pioggia. Difatti pioveva quel giorno lì quando è arrivato, nel 2000, nel luglio del 2000, Giovanni Paolo II viene e viene in casa nuova. In questo gesto io gli sto consegnando le chiavi della casa nuova. Gli sto consegnando le case delle... E lui mi dice, ma perché siamo dovuti venire qui? Cioè non gli avevamo raccontato tutto il disguido che era capitato, per cui io poi avevo deciso di... costruire con i miei superiori indubbiamente di costruire questa nuova casa. Qui è l'arrivo di quell'anno lì e si vede quanto era sofferente. Questa io l'ho messa solo, non è bella questa fotografia, no, ma è significativa. L'ho messa è significativa perché saluta il dottor Seris, peraltro è già mancato anche lui, che lui, certo. Dottor Seris,
però aveva questa smorfia di dolore che davvero a noi sempre ha impressionato moltissimo, perché certo, da quell'anno lì in poi noi l'abbiamo sempre visto sofferente, Giovanni. Certo, allora proviamo a vedere, dovremmo vedere adesso la casa nuova, sì. Perché la casa nuova ci dice molto, eccola qua. Questa casa nuova qui, allora, ha una storia. Beh, io vi faccio due premesse intanto, per dire, forse la provvidenza agisce anche attraverso l'asina di Baal, no? Sì. Io mi considero un po' così, perché siamo sempre, come dico, noi siamo sempre stati della bassa forza, però abbiamo avuto questo ruolo, insomma, di certo, gestire queste cose e dare origine anche a questa qui. Dunque, c'era stato questo piccolo inconveniente, e certamente il Vaticano si era un po' risentito, e io, da quello che mi aveva detto l'economo diocesano, Monsignor Don Luigi Macchignà, mi aveva detto non torneranno più, non torneranno più. E a me questa cosa qui dava un po' fastidio, dico, ma sono venuto tante volte, si è sempre trovato bene, eccetera, eccetera, eccetera. E ho cominciato a pensare, dico, ma come possiamo fare? Magari potremmo costruire una casa nuova, una casa noi, eccetera, vediamo un pochettino come fare. Ne parlai al sindaco, allora era, si chiamava, adesso non mi viene il nome, ma mi verrà poi, il sindaco di allora. D'Intro, peraltro, il sindaco D'Intro. E lui mi dice, sì, qui si potrebbe fare, si può fare solo un, così, un qualche cosa di, che riguardi lo sport, la neve, una pista, come si chiama, di sci, di fondo. Snowboard, questi di fondo, sì, di fondo. Di fondo. Sì, di fondo. Tra l'altro lui aveva una figlia che faceva sci di fondo, quindi era già un po' esperto della cosa. E sta di fatto che, allora io dico, ho cominciato a pensare, lui dice, ma chissà cosa. E lui dice, abbiamo deciso di parlarne con il dottor Cibin, che era l'uomo della sicurezza, il quale mi dice, ne parli con Monsignor Stanislao, se Monsignor Stanislao è d'accordo la cosa si potrà fare. Intanto, l'ultimo giorno in cui, del 99, in cui Giovanni Paolo II era alle Combe, ho dato una grande cena in cui ho invitato il presidente della regione, tutti i grandi che potevano venire, è venuto anche Monsignor Anfossi allora, e abbiamo invitato anche il segretario del Papa. A metà della cena io ho chiesto al segretario del Papa che uscisse con me un attimino, e allora gli ho fatto fare tutto un giro, era una serata splendida, il Monte Bianco si vedeva pulitissimo, lo portai in una zona dove noi avevamo una piccola piscina, no? Proprio davanti al Monte Bianco. E io gli dissi, Monsignore, si immagini qui una piccola casa per il Papa. E guardi che bellezza, ha una vista ancora migliore di quanto ce l'ha dalla Casa Vecchia. Poi gli feci fare un giro, le comba ha una, si affaccia su due versanti, la bassa, verso Aosta e verso il Monte Bianco. Andando verso Aosta, c'era un panorama stupendo, perché, e soprattutto di notte si vede, sembra un piccolo presepio, si vede tutta la valle fino ad Aosta, tutte illuminate, bellissime. Ritornando verso casa, spunta fuori il Monte Rosa, quella sera era proprio rosa, bellissimo, e gli dissi, guardi, anche se Sua Santità non starà bene, possiamo recintare, qui ha la possibilità di fare delle passeggiate, essere portato all'aria aperta, ha il suo riservo, eccetera, eccetera. Monsignor Stanislao non disse mai una parola. Prima di entrare e ritornare in refettorio, mi infilò una mano qui nel colletto e mi disse, lei, Don Tarasco, faccia. Se ha bisogno di soldi, me ne chieda. Dico, no, non si preoccupi dei soldi, io gli ho detto. Non si preoccupi dei soldi. Lei faccia. Il Santo Padre preferisce venire in casa di religiosi che non in casa di privati. E questa è stata una benedizione. Certo. Allora, io gli ho detto, ecco, se lei mi assicura che il Papa viene, almeno una volta io mi impegno a costruire questa roba. Allora lo dissi all'economo diocesano, lo dissi al mio superiore, ebbi il benestare di tutti, chiamai l'architetto Franco Accordi e gli ho detto, senti, questa è l'occasione per te. Era colui che aveva già progettato la colonia, quella che abbiamo visto prima.
certo, con tutti i monaci, no? Che eravamo passati da una struttura prefabbricata a una struttura di pietra e legno che era di un certo pregio. Allora, gli ho detto fai questo progetto, era il 22 luglio e gli ho detto per il 16 agosto mi devi dare il progetto. 16 agosto puntuale, lui mi ha dato il progetto. L'8 settembre abbiamo chiesto un appuntamento a Monsignor Stanislao, siamo andati giù, gli abbiamo fatto vedere i disegni, li ha approvati, mi ha ripetuto se ha bisogno di soldi me ne chieda, io dico non si preoccupi, la provvidenza è grande, infatti abbiamo trovato tutti i soldi senza chiederne al Santo Padre, quindi abbiamo potuto offrire questo omaggio a Sua Santità. E l'architetto Accordi ha intuito, questa è la parte posteriore, la precedente ha una forma un po' speciale, perché parlando con sua moglie, l'architetto dice ma come devo fare questa casa? E la moglie gli ha suggerito ma fai come fossero due mani che si uniscono in preghiera. Certo. Il senso di quella casa lì è così, sono certo, due mani che si uniscono in preghiera, poi c'è questo grande... colonna in pietra che è tipica anche delle strutture valdostane eccetera, però e si rivolge verso il Monte Bianco. Tra l'altro la struttura è fatta in modo che tutto dove si posava e stazionava Giovanni Paolo II da lì lui potesse vedere il Monte Bianco. Qui sotto era il refettorio, la sala da pranzo, qui c'era lo studio e qui c'era la camera da letto. Questa è la parte posteriore. Ecco, qui vediamo che cosa vedeva. Qui, adesso purtroppo la fotografia qui non è bellissima perché ci sono le nuvole, ma qui davanti, tutta questa zona qui, è il Monte Bianco. Certo. E lui si sedeva su queste panche, era il giardinetto che stava davanti alla casa, e insomma, la peculiarità di questa casa è che è stata costruita dal 28 ottobre al 4 aprile. In tempi velocissimi, peraltro... Era una casa molto frugale, uno si immagina che il Papa vada in una mezza reggia. No. Io devo dire che grazie, ho avuto il più bel complimento che mi ha fatto Monsignor Stanislao è che era una casa sobria, modesta, ma degna di un Papa. Molto bella in effetti, però poi... se la vediamo così, ecco, qui vediamo, cominciamo a vedere gli interni. Allora, questo è un interno, questo qui, poi io l'avevo arredata, questa casa qui, dall'8 aprile fino al 22 mi sono dato all'arredamento e sono andato a reperire diversi mobili. Questa, tra l'altro, era una scrivania molto importante perché apparteneva al Cardinal Cagliero. Il Cardinal Cagliero è il primo cardinale salesiano. E questa data, c'è ancora sopra la data, 1867, e poi queste poltrone, insomma, tutto l'arredo e anche le cose sono state studiate un momentino in maniera un po' adeguata. Dietro vedete un inginocchiatoio, quell'inginocchiatoio lì, c'è l'originale di quello inginocchiatoio lì a Palazzo Madama. Noi avevamo a Saint-Yon i maestri falegnami, la scuola di falegnameria, e uno dei maestri andò una volta a Palazzo Madama e si ricopiò tutto questo inginocchiatoio. Ci sono 36 essenze che formano quell'inginocchiatoio a intarsi. Quindi questo confratello salesiano, e questo qui, ecco, questo inginocchiatoio qui. Sì. Questo confratello salesiano non fece mai quest'opera, tenne solo i disegni. Quando morì, dalla Corea erano venuti due salesiani coadiutori falegnami, hanno visto questo disegno, in memoria sua hanno realizzato questo ginocchiatoio, per cui noi l'abbiamo messo lì a disposizione del Papa ed è un capolavoro. Certo. Cose molto belle in un ambiente, come diceva lei, molto sobrio. Quindi... Molto sobrio, sì, sì. Questa era la camera del Suor Tobiana, il Papa aveva una suora che lo assisteva perché aveva bisogno di tanta assistenza negli ultimi 3 anni. E allora avevamo messo una camera adiacente a quella del Santo Padre ed era quella della Suor Tobiana, la superiora delle suore che lo assistevano, che sono le consorelle di Suor Faustina Kowalski. Certo, sì, sì. Questo era invece il comò della camera da letto, questa è la camera da letto del Papa. Vedete, ecco.
tutta una serie di cose interessanti. Questi mobili qui sono del fine 1700. Quindi. Li avevo trovati in una soffitta, pensi. Questo era il letto di Giovanni Paolo II. Quindi anche molto, molto, molto sobrio, molto, però molto bello. E delicato. Poi aveva le misure, c'erano delle misure standard che dovevano essere osservate, perché allora lui già, dopo la rottura del femore, aveva dovuto avere alcune attenzioni a questo riguardo. Certo. Però veramente molto bello e molto sobrio, però elegante. Guardando le immagini si capisce perché le era stato detto è degna di un papa. Sì, queste erano invece la camera delle suore. Le suore avevano queste strette, no? Dormivano due, erano due nella stessa camera. Ogni camera era arredata dal bagno. Però avevamo messo queste tendine per creare quella privacy per ogni suora, insomma, che certo. Assisteva al Santo Padre. Però erano anche qui cose molto interessanti, molto belle. Certo. Questa era la cappella interna alla casa. Questo era l'inginocchiatoio che Don Martignà aveva messo a disposizione del Papa. Su questo inginocchiatoio il Papa ha pregato tanto e qualche volta anche pianto, perché ci sono stati dei momenti che, nonostante le vacanze, lui aveva... probabilmente aveva notizie di problemi, di cose che lo facevano anche soffrire, e allora ecco che... e questo era un altare, l'altare su cui lui celebrava. Queste cose qui, alcuni pezzi li ho io, alcuni questi sono ritornati dove erano, perché con la caduta di Benedetto XVI hanno poi raddoppiato la casa, l'hanno ristrutturata e raddoppiata. E allora questo era l'atrio. Noi avevamo messo, per dire che insomma siamo salesiani, avevamo messo Don Bosco con i ragazzi, insomma, certo. E poi pezzi così di antiquariato che abbiamo raccolto qua e là. Devo dire che per l'arredo la provvidenza ha pensato tutto lei, io non ho speso molto. Questa era una cucina che mi sono fatto regalare da un mobiliere dicendogli che era la cucina per la casa del Papa, e lui generosamente ci ha donato. Comunque anche qui sobria ma funzionale, voglio dire. Sì. Il Papa si sentiva a casa lì. Si sentiva a casa. E poi la cosa interessante, io avevo preso tutto il vasellame, tutti i piatti, i bicchieri, eccetera, di un servizio che mia mamma aveva. Quando ha disfatto casa, noi avevamo tutte queste cose che erano anche belle, erano tutti pitturati a mano, una cosa là. Cosa facevano le suore? Non so come. I piatti di cucina che noi usavamo in cucina li davano al Santo Padre e gli altri li usavano. Sì, sì. Perché non avevano questo problema. Il Papa era molto, molto semplice. Anzi, l'attendente di camera mi diceva che era un uomo molto povero. E Giovanni Paolo II è morto molto povero. Cioè di suo aveva quasi nulla e poi non aveva nessuna pretesa. Molto, molto austero. Molto austero, semplice, austero. Essenziale. Certo. Eravamo più noi a avere i problemi. Questa era la sala da pranzo. E questo invece era il salotto. Tra l'altro queste due poltrone erano di Casa Savoia. Le ho recuperate. Sono gli unici pezzi che ho comprato. Le avevo recuperate perché tutti gli anni vedevo che le portavano, le affittavano, eccetera. Dico, ma tagliamo a testa al toro, prendiamole, mettiamo lì, è diventato il salotto di Giovanni Paolo II. Di Giovanni Paolo II. Anche questo molto bello, molto elegante, molto sobrio. Eccolo qua, qui lo vediamo. Avevano il fax, eccetera. Questo tavolino qui, tra l'altro, l'avevano costruito i ragazzi di Châtillon, i ragazzi della scuola di falegnameria. Poi si vede che siamo in Valle d'Aosta, anche il quadro dietro è un quadro in legno. Certo, sì. Quindi qui sono maestri, la Valle d'Aosta. Comunque questa casa qui era composta di 7 camere, quindi c'era proprio l'essenziale per il personale. Anzi, il Monsignor Stanislao aveva chiesto una camera in più, però non ce l'ha. Allora, quando è stata progettata, non ci stava ed è andata così. Questo era il dehors della sala da pranzo. Sì, quello che è in esterno è questo. Questo era il balcone che guardava il Monte Bianco, ecco qui, il balcone della camera da cui lui si affacciava e poteva contemplare il Monte Bianco.
Abbiamo visto prima il giardino sotto e sì, questo è il balcone della sua camera invece. Nella sua camera si affacciava proprio sul giardino. Adesso qui invece abbiamo un documento importante, allora, sì, che questo, la riguarda. Cioè, questa qui è l'immagine di adesso, un pezzettino di tela che è stato... Ecco qui... 2001. Questo era poi il biglietto finale che io lasciai proprio nel 2000, no? E dove scrivevo pure appunto questo pensiero, no, di ringraziamento, e chiedevo una benedizione per i miei e per il mio apostolato. E Giovanni Paolo II mi scrive di suo pugno: grazie per tutto, Giovanni Paolo II. È una cosa che così conservo proprio come reliquia, con grande gratitudine. Ecco. Certo. Intanto... abbiamo fatto questo tour e grazie per avercelo fatto fare, ma per chi lo ha visto da vicino, ha condiviso con lui, come ha detto lei, un pezzo di storia, di vita, che analogie possiamo pensare di trovare fra Don Bosco e Giovanni Paolo II? Ma credo che l'analogia che maggiormente emerge e che immediatamente raccogliamo è il fatto che lui amasse i giovani così come Don Bosco li ha amati, no? Poi sono due stili diversi, sono due cose molto diverse. Lui si era molto preoccupato nella sua vita, come vediamo anche dai filmati, eccetera, della sua storia, degli universitari, di quei giovani un po' adulti, che in qualche modo avrebbero impresso anche un corso nella storia. Don Bosco si era preoccupato un po' più dei più piccoli, no? Però, e dei giovani, soprattutto più emarginati, lasciati soli. Infatti una delle cose che Don Bosco ci ha lasciato è quello di andare ai giovani più poveri. E anche Giovanni Paolo II credo che abbia sempre avuto attenzione a quelli che erano nel bisogno i più poveri anche nella sua Polonia, soprattutto con tutte le vicende che hanno vissuto. Quindi c'è una grande analogia, questo amore per i giovani. E Giovanni Paolo II è stato amato dai giovani, così come Don Bosco è amato dai giovani. E quindi è l'analogia che più, secondo me, emerge dalla storia e dalla conoscenza di questi due personaggi. Con stili diversi, con situazioni totalmente diverse, ma effettivamente con questa attenzione a coloro che saranno, che sono il futuro sia dell'umanità che della Chiesa. Se vuole io le racconto un piccolo aneddoto. Certo, Giovanni Paolo II una sera venne a cena da noi, no? Una cena che era stata così pensata in gran segreto, non dovevamo avvisare nessuno. Il segretario mi ha detto: mi raccomando, mantenga il segreto, non dobbiamo... È proprio una cosa informale, no? Informale. E lui è venuto, noi abbiamo preparato una cena, eravamo noi della comunità, i salesiani, e un po' di la vigilanza e basta. E il Santo Padre a un certo punto si alza e comincia a parlare dei salesiani. E lui ha raccontato quella famosa barzelletta che tutti conoscono, dicono: sapete le tre cose che non conosce il Padre Eterno? Il Padre Eterno sono tre le cose che non conosce. Primo, che cosa pensano i gesuiti. Secondo, quante congregazioni di suore ci sono nel mondo. E terzo, quanti soldi hanno i salesiani. Allora il segretario alla fine mi dice: ma senta, lei faccia... Allora mi ero fatto un po' la fama, perché alla fine delle cene facevo sempre un po' un discorsetto, facevo degli auguri, riuscivo a parlare, insomma. E lui mi fa: dica due parole di ringraziamento al Santo Padre. E io, senza pensarci, ma proprio da spregiudicato, dico da spregiudicato, mi alzo e dico: Santo Padre, noi siamo felici di averla avuto con noi questa sera. Abbiamo sentito e ascoltato con affetto le sue parole, ma mi permetta di correggerla. E allora lui già ha fatto un sorriso a questo riguardo e dice: e siccome allora ero economo, gli dice: ma vede, Santità, lei dice che anche il Santo Padre non sa quanti soldi hanno i salesiani. E io gli dissi: guardi, penso di essere uno di quelli che ha le mani in pasta e quindi ha conoscenze di causa a questo riguardo, facendo l'economo. Guardi queste mani, guardi, le posso assicurare che in queste mani di soldi ne passano tantissimi. Purtroppo non ne rimane nessuno. Siamo carichi di debiti.
se Sua Santità vuole concorrere a estinguerli è il benvenuto. Ha subito cambiato discorso e ha parlato di martiri di Auschwitz. Non male. Beh, peraltro c'è un'altra cosa che li lega. Entrambi arrivano da un mondo, Giovanni Paolo II, vabbè, dalla Polonia, da un mondo del lavoro manuale, per cui anche l'attenzione che hanno a chi lavora. Cioè, entrambi conoscevano il valore del lavoro. Sicuro, sicuro. Di fatto, questo, quello di Giovanni Paolo II lo sappiamo anche dai filmati che abbiamo potuto vedere in questi giorni, perché la RAI in questi giorni ha trasmesso, io ho avuto occasione di rivedere più volte questo, la vita di Giovanni Paolo II. E anche Don Bosco la prima cosa che ha fatto ha insegnato i mestieri ai suoi ragazzi. E quindi certamente il lavoro diventa una caratteristica fondamentale del mondo salesiano. Guardi che noi ha lasciato un motto, no, eh? Lavoro e temperanza, le due cose che Don Bosco ci ha lasciato. E devo dire che, questo è direi anche a detta del Rettore Maggiore, i salesiani da questo punto di vista si sono sempre distinti, sul lavoro, certo. Lavorare e lavorare tanto, lavorare per i giovani, lavorare per il Signore, per la vigna, ma lavorare, perché la dignità della persona è il mantenersi con il proprio lavoro. Certo. E quindi questo credo che sia stata anche una caratteristica importante che Don Bosco ha trasmesso ai suoi ragazzi, ai suoi allievi, ai suoi ex allievi e soprattutto anche a noi salesiani. E così Giovanni Paolo II in questo è stato un lavoratore infaticabile, infaticabile, lo vedevamo anche qui alle Pombe, lui aveva il suo orario, 6:30 era in piedi, lavorava, faceva almeno un paio di ore di lavoro, pregava e poi allora si dedicava a quello che era il programma, ecco, che loro avevano. Ecco, che impressione avevano quelli che lavoravano per lui? Lei dice, io ero la bassa manovalanza, non è vero, era l'organizzatore, il deus ex machina dell'organizzazione che portava di Giovanni Paolo II. I suoi collaboratori, quelli che collaboravano, quelli della sicurezza, guardi, come giudicavano questo Papa? Ma tutti eravamo... Beh, lei sa che quando si ama non si giudica. No, certo. E noi avevamo un senso di devozione al Santo Padre che ci avesse chiesto qualunque cosa l'avremmo fatta. Perché? Perché vedevamo in lui proprio questo personaggio carismatico, questo personaggio che ci richiamava i grandi valori della nostra fede, del cristianesimo, e il vicario di Cristo. Cioè, lo vedevamo proprio così, ma con affetto, ma proprio con affetto. E questa è la cosa bella, perché non c'era nessun ragionamento al riguardo. Non c'era nessun ragionamento. Si certo. Era dediti, devoti e orgogliosi di fare questo lavoro. Certo. Cioè, sì, quindi... Altre cose non saprei dire. Certo. Dire, la nostra giornata cominciava alle 5:30 del mattino e finiva all'1 di sera. Certo. Questi erano i giorni del soggiorno del Santo Padre e si facevano tutte le cose in continuità, ad andare a prendere il pane, a tenere puliti gli ambienti, a preparare le cene, a organizzare questo e quell'altro ancora, a garantire la sicurezza, insomma tutte queste cose. Certo, era comunque giornate molto impegnative per voi, così come lo erano per il Papa, peraltro. Quindi si riposava o no alle Combi? Il Papa? Lui si riposava perché poi dopo, durante le escursioni che faceva, davvero si divertiva. Quando i primi anni, io solo ricordo che con lui c'erano anche le forze armate che sono accreditate presso il Vaticano, quindi la polizia italiana è accreditata presso il Vaticano e lo seguivano perché erano obbligati a seguirlo, ma non ce la facevano. Alla sera quando arrivavano mi chiedevano sempre una vaschetta o un qualcosa di acqua calda per fare il pediluvio perché avevano i piedi gonfi, non ce la facevano. Ma questo è un camoscio, non si riesce a stare lì dietro. E effettivamente amava proprio talmente tanto la montagna ed era, quando era in forze, davvero aveva
un'energia straordinaria, no? Comunque riposare, credo che si riposasse, anzi alla fine ne aveva sempre avuto dei benefici. E devo dire che rispetto a Lorenzago aveva c'era una caratteristica. Lorenzago purtroppo era in mezzo alla gente, quindi lui amava una certa riservatezza, un certo distacco da tutto quello che era anche lo stress mediatico, perché in effetti Giovanni Paolo II è stato un po' così. E quindi si riposava, ma era molto, amavano molto la privacy, molto la riservatezza. No? Cioè, poi credo che già fosse un riposo essere fuori, diciamo così, dagli ambienti romani, sì, che sono uno stress. Ma poi la Valle d'Aosta, devo dirgli, gli ha offerto delle cose straordinarie. Dal Monte Bianco, quando è andato su, che l'hanno portato su in elicottero, indubbiamente, però lui lì ha goduto proprio tanto, a tutte le altre passeggiate che ha fatto, che ci sono dei posti straordinari, bellissimi, dei balconi che sono stupendi, ecco, e lui in quello davvero si ritrovava un pochettino a suo agio. Adesso, quella casa così bella che abbiamo visto, quella casa vostra, Salesiana, che fine ha fatto? Quella casa lì è ancora lì adesso, certo. È stata raddoppiata, lì il raddoppio è stato fatto con l'intervento sia della regione, del Vaticano e della diocesi, e c'è una convenzione fino a quest'anno, la convenzione scade quest'anno. Comunque io spero e penso e mi auguro che rimanga così, un luogo di riferimento, di preghiera, di spiritualità, che non venga banalizzato, ecco. Noi purtroppo sappiamo qual è la crisi oggi di tutte le colonie montane, certo, che i salesiani praticamente hanno messo tutte in vendita perché non c'è la possibilità di gestirle, non c'è direi così una sostenibilità economica, però questo di Lecombe è un posto speciale, un posto che deve che custodisce una memoria. Guardi, io le posso dire, ci sono due fatti che mi hanno sempre molto colpito. Quando ho ristrutturato la colonia, che siamo nel 1996, quando ho ristrutturato la colonia ho fatto una scommessa con l'architetto. Io non so perché ho detto quella cosa lì, ma gliel'ho detta l'architetto. Loro sono partiti i lavori al 28 di ottobre e lui mi dice: ma non ce la facciamo a finire per giugno a fare questa struttura? Lei pensi che la colonia sono 1537 metri quadri, quindi è una cosa, un impegno. Il 23 giugno era finita, quindi 28 ottobre, 23 giugno finita. Doveva essere fatto ancora il tetto in pietra, però era già abitabile. Certo. Allora io dissi all'architetto quella volta: tu non ti preoccupare, tu comincia sti lavori, vedrai che fino all'8 di dicembre non nevica. Ma non so perché ho detto quella cosa lì, le ripeto, mi rimane ancora adesso strano. E il 30 di novembre l'architetto da Aosta mi telefona giù a Torino, dice: senti, preparati a pagare la cena perché qui sta nevicando. Aosta sono 400 metri, Lecombe sono 1350 metri. Certo. E io così, anche lì, senza pensarci, ho detto: ma sei stato su Lecombe a vedere? Oh, lei non ci crederà, ha nevicato dappertutto tranne che a Lecombe. Qualcosa voleva dire. Qualche cosa voleva dire. Quando abbiamo costruito la casa, abbiamo incominciato di nuovo il 28 ottobre, finito il 5 di aprile. E allora io anche lì ho detto: tu fai i lavori, vedrai, usate cemento antigelo, eccetera, ma vedrai che non nevicherà. Ha dato una spolverata, non è venuto un centimetro di neve. E il 2 aprile, il 5 aprile la casa era finita. Cioè queste cose qui io le ho lette dicendo: ma probabilmente diranno anche qualche cosa. Come è stata tutta la storia di Lecombe, che ha preparato questa venuta di questi papi, e adesso questo luogo si chiama Le Plan du Pape, no? Che è un po' la denominazione che i valligiani
intro hanno voluto dare proprio a questa zona dove c'è la nostra colonia, questa casa del Papa. E noi, ripeto, speriamo che rimanga un luogo di pellegrinaggio, così come a Lecombe, proprio nel paesino di Lecombe, hanno fatto questo museo di Giovanni Paolo II. Certo. Certo, allora io intanto la ringrazio molto. Intanto rimetto questa foto che mi piace molto per ringraziarla della cortesia che ci ha fatto essere con noi, ci ha fatto rivivere e ci ha raccontato una storia che non conoscevamo, ovviamente, che è importante, soprattutto per i nostri giovani che imparano a capire che cos'era la vita di Giovanni Paolo II lì. L'altra cosa che devo dire, i giovani che sono venuti su con me in quei tempi ricordano con entusiasmo queste vicende. Certo. Ci tenevano molto a venire e si lavorava, ma certo. Ci tenevano proprio tanto. Certo. Beh, abbiamo detto che era un papa che amava molto, molto i giovani e i giovani amavano molto lui. Certo. E questa è la cosa più importante. Don Genesio, io la ringrazio molto, lei è stato di una cortesia, abbiamo passato insieme quasi un'ora, ma è volata, non me ne sono accorto. Ho detto faremo una mezz'oretta, invece sono più di 50 minuti che ci raccontiamo cose molto, che lei ci racconta cose molto molto belle. Quindi la ringrazio molto. Ringrazio voi che mi avete fatto rivivere questi bei ricordi. Ringrazio Monsignor Farinella, che poi noi vedremo il 18. Lo dirò. Se mandate la registrazione di questo, mi farà proprio molto piacere. Le faremo avere il link con la registrazione, in modo che anche lei avrà il ricordo. Lo facciamo vedere anche a Sua Eccellenza. Sicuramente sì. La ringrazio molto. Grazie mille. E complimenti per il vostro bellissimo lavoro. Grazie, complimenti a lei per tutto quello che ha fatto e che farà, perché non si ferma. Ormai siamo a fine carriera, sai? Ma a fine carriera i colpi di coda sono quelli che rimangono. C'è anche un altro detto nel mondo agricolo, che quelli di fine carriera sono solo più destinati alla bassa macelleria. Per essere bassa manovalanza, quella che ha fatto lei con Giovanni Paolo II, anche la bassa macelleria andrebbe molto bene, avrebbe ancora la sua grande utilità. La ringrazio. Grazie mille, grazie a lei, arrivederci, salve.